Cari amici delle piadine randagie, nel video che sta per iniziare vi porteremo con noi a festeggiare un traguardo prestigioso, il trekking numero 300. Abbiamo affittato il rifugio Fangazzi nei pressi di Badia Prataglia, che abbiamo raggiunto dopo una breve camminata con gli zaini carichi di ogni ben di Dio. Nemmeno la pioggia oggi poteva fermarci, per cui mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare. Ragazzi, buongiorno, ma che succede oggi? Nessuno lo sa. Oggi si festeggia. Percorso, vomiti, olio. Sì, problemi vari. Oggi diciamo più che una camminata. Buongiorno! Prima deviazione. Massimo, ma tu ti spieghi come mai oggi questa partecipazione? Qua abbiamo anche un gradito ritorno. Io non mi spiego. No, normalmente Claudio viene bullizzato dal gruppo. Aspetta. Invece oggi tutti gli vogliono un gran bene. Non si capisce come mai. Devo dire che anche al signor Paolo gli si vuole un po' di bene, perché c'è una borraccia lì. Una borraccia a forma di salame. Volete 2,3 kg di bene. Modello. Oggi abbiamo veramente tutti, santo, cosa c'è nell'aria, cosa c'è? Olio. Antipasti, primi, secondi, contorni, pesce Beh, allora non ci resta che andare caffè, in direzione Marta, Passo caffè. Fangazzi, via. Qualcuno l'aveva invocata, Amadi. Raga? Però l'aveva messa, Doretta? Ce l'ha promessa, è una settimana che ce l'ha promessa. Esatto, dai, pigliamo queste due gocce d'acqua, dai. 20 minuti. Zanna, a parte noi, non c'è tanta gente in giro, No, oggi mi sa che ne troveremo poca. Facile in primavera a vedere le margherite, a vedere i crocchi che escono dalla neve baciati dal sole. Oggi con il cielo azzurro. Tutti i patacca sono buoni, si dice dalle nostre parti. Continua la nostra discesa verso la meta che... Cazzo, piove! Che adesso possiamo dirlo è il rifugio Fangazzi. Bello. Che belle facce. Facciamo 10 minuti. Zurzen, ci siamo. Vedo davanti a noi la sagoma indistinta, oltre che la bella sagoma di Massimo. Vedo il rifugio Fangazzi. Qua sotto, un po' umida. Provate a suonare la campanella, vedere se qualcuno ci apre. Luce, no. Non è bellissimo. È tagliamo questo. Ciao. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Ed eccoci dentro con la guest star. Più che altro. Siamo nel rifugio Fangazzi finalmente. Si sta meglio dentro. C'è il caffè se qualcuno vuole un po' di caffè. Sembra giusto. Zanna, Massimo prepara la tisana, ma ti rendi conto? I bicchieri e il miele. Qua intanto stiamo preparando il fuoco perché oggi abbiamo pensato di fare del riso basmati con delle zucchine, vero Ale? Sì, sì. Signori, un grande ritorno richiesto dal web, il grande giocatore di padel. Che delusione. Chi è che ha dato il via agli aperitivi? Alle qua? Di là, di là sono stati. Anche tu con la tisana, Zanna? E questa è tisana arancia e... Sì, bacche di... Un ponch. Tu sei un vero salutista. Cicciolo e carota insieme, non male. Così si annullano. E quindi puoi continuare a mangiare. Hai portato solo due tortine, però... Nano, sì, qui poco. Però.
Claudio all'opera. Non è il coltello adeguato, ma ce lo faremo andare bene. Oh, lo mangiamo che a morsi, eh. Cane di fuori, Purino mi fa una pena. Diciamo che lo sbalzo termico è evidente, in questa sala ci saranno circa 5 gradi e di qua, vuoi per il tasso alcolico, vuoi per il camino, vuoi per la presenza di due persone in un metro quadrato, la temperatura sale ai 10-12 gradi. Qui mentre la gente chiacchiera, c'è chi lavora seriamente alla cremente e c'è Sberla che sta qui, controlla, non si sa mai, fa da guardia, però forse vuole altro. Già sento, metti su due tre, già qualche grado in più. Sberla che va. Allora, quando siamo entrati la temperatura era di 2 gradi, adesso invece dopo 2 ore siamo 3. A 3. Freddo cane. Le mie mani, dai, che più o meno per Ferragosto. Io ho visto cuocere la carne in tanti modi, ma questo no. Questo serve per disperdere il calore. E Giorgio con le salsicce cosa fa in preghiera lì? Cioè, non capisco. È una precottura. Adesso le porto. È una precottura. Abbiamo un'equipe di tecnici che sta valutando la cottura del salsiccio. Cosa vuoi? Non capivo questo attrezzo. Chi è? Non capivo niente. Io comunque attaccherei il nocino per scaldarmi. Qui è il professionismo. Ragazzi, ufficialmente tanti auguri alle piadine randagie. Andiamo. Auguri. No, ma la pelle la devi togliere dopo. No, ma guarda, ai miei tempi saltavo i fossi per il lungo. In effetti mi sa che la pelle ve la togliete da soli. Ti ho visto informare, ho detto bravo, voglio venire anche io. Esaltatissimo, voleva venire un casino. Comunque per la cronaca sto facendo un video così. No, e oggi è il 9 10/2/24. Chi offre di più? 10/2/24. C'è anche la nera, se vuoi? No, va bene. Allora, dobbiamo chiudere. No, la rossa è seconda. Bene, lasciamo il rifugio. Siamo pronti? Abbiamo pulito il bivacco e adesso torniamo giù. Dubito che vedrete delle immagini perché fuori piove, quindi ci vediamo nella macchina. Via! Lasciamo il rifugio Fangazzi, via! Però, che buriana! Mentre Claudio ci riporta a casa, non posso non pensare agli amici con i quali abbiamo iniziato questa avventura. Senza di loro, oggi, le piadine randagie non esisterebbero. Siamo partiti così, per puro divertimento, senza obiettivi o progetti di alcun tipo. Con il passare degli anni, quell'uscita del sabato è diventata invece un appuntamento fisso ed anche se oggi sono cambiati gli attori, lo spirito iniziale è rimasto immutato. E i valori sui quali si basa questo gruppo, amicizia, avventura, goliardia, fanno sì che, per dirla alla Ligabue, le piadine randagie sono proprio quel vizio che non voglio smettere mai. We're gonna be two hearts running wild.